Quindicesima edizione di Cadore e Natura, tenutasi contro ogni aspettativa a Calalzo, in un agosto che dal punto di vista di esposizioni e fiere si prospettava estremamente complicato. Una celebrazione del cibo sano e del rispetto per la natura, ma anche un'occasione per ammirare il lavoro di artigiani e artisti locali. Tanta passione, tanta voglia di ricominciare e riprendere rispettando Madre Natura. Credo che il punto principale di questa manifestazione sia proprio il ritrovarsi insieme per continuare insieme a proporre quello che il territorio può dare, perché questa è una manifestazione prevalentemente locale che cerca di valorizzare il prodotto locale. A metà giugno non sapevamo se avremmo fatto questa manifestazione. 15 anni sono un traguardo importante e ci abbiamo scommesso e siamo contenti che questa scommessa sia stata, tra virgolette, vinta. 50 espositori tra aziende agricole, piccole produzioni locali e hobbisti, spazio anche ad alcuni laboratori sull'alimentazione organizzati in collaborazione con l'associazione Trame di Storia e a momenti artistici con uno sguardo alla storia e alla costruzione degli strumenti musicali. Abbiamo anche intrattenimento musicale itinerante per rendere anche la cosa gradevole dal punto di vista uditivo. E abbiamo anche delle passeggiate interessanti questo pomeriggio e andremo, diciamo, con un'associazione qui locale a raccogliere, a cercare le erbe del territorio, per ovviamente non soltanto per vederle ma per capire quali che possono essere gli usi dal punto di vista alimentare e non solo.